Rassegna stampa di oggi, 13 marzo 2018. Questa è la prima edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Giudice costituzionale Nicolò Zanon, indagato per peculato d'uso, accuse insussistenti, dice: ma mi dimetto. L'ipotesi di reato nei suoi confronti riguarda l'utilizzo dell'auto di servizio e dei buoni carburanti. Sono sereno, ha detto, tuttavia per rispetto dell'etica istituzionale e della funzione che ricopro, ho ritenuto di presentare le mie dimissioni al Presidente della Corte, Giorgio Lattanzi, ex membro laico del CSM in quota centrodestra, è stato nominato nel 2014 da Napolitano. Vaccini, ISS dice copertura tocca quota 95%, decine di bimbi non in regola respinti dalle scuole in Sardegna, quattro casi a Milano. Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'ISS, dice le immunizzazioni sono aumentate e questo era l'obiettivo del decreto. Nel Lazio siamo oltre il 97% per la fascia 0-6 anni, ha spiegato il coordinatore della cabina di regia appunto della sanità del Lazio, Alessio D'Amato. In Campania e Sicilia proroghe per chi non è ancora in regola. Famiglie, il bilancio di Banca Italia, scende la ricchezza media e sono sempre più i giovani del sud a rischio povertà. L'analisi sui dati 2016, quasi un italiano su quattro guadagna meno di 830 euro al mese ed è per questo al rischio di emarginazione in un paese in cui crescono le disuguaglianze. Atene, gol annullato al 90°, parapiglia in campo, il presidente del PAOK rompe in campo con la pistola. Un match concitato, quello tra AEK e PAOK. Il risultato è sullo 0-0 sugli sviluppi di un calcio d'angolo quando mancano pochi secondi al fischio finale. Il PAOK segna la rete della vittoria. L'arbitro prima convalida, poi annulla il gol, fuori gioco. Scoppia il parapiglia. Prima le lamentele dei giocatori, poi la panchina che si agita. Alla fine interviene il presidente Ivan Savvidis che, accompagnato dal suo guardiaspalla, entra in campo sbraitando. Belve, Adriana Faranda ospite sul 9, dice: non ci aspettavamo che la scorta di Mora fosse così impreparata. Adriana Faranda ospite di Belve mercoledì 14 marzo alle 23:30 sul 9, racconta a Francesca Fagnani come andò la mattina del 16 marzo 1978, quando un nucleo armato delle Brigate Rosse bloccò l'auto che trasportava Aldo Moro. In pochi minuti i brigadisti uccisero i due carabinieri a bordo dell'auto di Moro, i tre poliziotti che viaggiavano sull'auto di scorta e sequestrarono il presidente della Democrazia Cristiana. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa, vi ricordiamo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.